Nel 1845 Carlo Marx scrisse 11 incendiarie tesi di discussione della filosofia di Ludovico Feuerbach, che poi sono passate alla storia come le 11 tesi su Feuerbach, pubblicate postume ad opera di Engels. Oggi, mutatis mutandis, si potrebbe, variando sul tema, scrivere 11 tesi sull'euro e sull'Europa, che è quello che ho provato a fare e che ora enuncio rapidamente. Prima tesi sull'euro e sull'Europa: l'euro può essere considerato come il compimento del capitalismo assoluto, cioè di quel capitalismo ormai privato da ogni limite, da ogni vincolo, che si sta imponendo sempre più nettamente nel mondo post-1989. L'odierna Europa, che meglio sarebbe chiamare eurocrazia, è la realizzazione di questo capitalismo assoluto in cui tutto diventa merce, in cui tutto diventa mercato finanziario, in cui domina su tutto il giro d'orizzonte il primato assoluto dell'economico su ogni altra forza sottomessa ad esso. Seconda tesi sull'euro così recita: l'euro non è una moneta, ma è un preciso metodo di governo. Con questo si intende sostenere che l'euro, contrariamente a quello che pensano e continuano a pensare le anime belle, non è semplicemente una moneta neutra il cui uso dipende dalla bontà o dalla cattiveria dei governanti. Tutto il contrario, l'euro è un'emanazione diretta del trionfo assoluto del capitale finanziario e serve esattamente a imporre un regime disciplinare di tipo neoliberale tramite, potremmo dire, l'imposizione dell'economia come assoluto in grado di dissolvere ogni forza in grado di resisterle e tramite la dissoluzione soprattutto della politica come arte concertata di governare l'economia. Terza tesi sull'euro e sull'Europa, così recita: l'euro è il modo in cui nell'odierna Europa post-1989 si attua una grandiosa restaurazione volta a instaurare il principio assoluto del dominio delle politiche neoliberali. L'euro da questo punto di vista non è solo una questione economica, ma è intrinsecamente anche e forse soprattutto una questione politica corrispondente al dominio assoluto del principio neoliberale per cui tutto diventa economia e la politica stessa diventa, variando la formula di von Clausewitz, la continuazione dell'economia con altri mezzi. Quarta tesi sull'euro: l'euro e l'Europa realizzata secondo il principio dell'euro, cioè l'eurocrazia, riproduce in forma puramente economica, cioè privata dai suoi rapporti giuridici e politici, quelle forme di asimmetria e di asservimento dei popoli che nel Novecento si era tentato di imporre in forma politica, militare e giuridica. Cioè appunto nell'odierna eurocrazia il rapporto fra i popoli è un rapporto di subalternità e di asimmetria, un rapporto in forza del quale i greci stanno ai tedeschi come gli schiavi stanno ai padroni. E questo appunto secondo una violenza che è anzitutto di tipo economico. Non c'è più il carro armato ma c'è lo spread, non c'è più il fucile ma c'è il debito pubblico, non c'è più l'ultimatum militare ma c'è l'ultimatum finanziario dell'adattamento in 48 ore alle norme imposte dalla Troica e dalla Banca Centrale Europea. Quinta tesi sull'euro e sull'Europa: l'euro serve a rimuovere le conquiste sociali e il welfare state che erano state conquistate nella lotta sul campo in 150 anni di conflitti e di lotte di classe e che appunto, venuta meno la divisione del mondo in due blocchi e avutosi il trionfo assoluto incontrastato del capitale e della società di mercato, l'euro può appunto rimuovere programmaticamente. L'euro ancora una volta è il compimento del capitalismo assoluto che deve rimuovere tutti quei diritti sociali che contrastano con la mercificazione assoluta e con il principio sfrenato della concorrenza e della competizione mercatistica. Sesta tesi sull'euro e sull'Europa così recita: l'euro è funzionale non certo a servire i popoli, bensì ad asservirli, cioè appunto a produrre delle vere forme di violenza economica in cui appunto l'economia, come già diceva Lukács, diventa una forma di violenza economico immanente, interna ai rapporti orizzontali nella società.
l'odierna società eurocratica è una società di violenza continuamente ribadita tramite formule economiche, tramite dettati economici. Il poeta Ezra Pound scriveva già che un tempo la schiavitù serviva a produrre degli schiavi, a produrre degli asserviti. Oggi il modo in cui il sistema moderno impone la schiavitù è il debito, cioè appunto un rapporto eminentemente economico. Settima tesi sull'euro e sull'Europa: l'odierna Europa è un nobile nome che nasconde il volto mefistofelico del capitale finanziario. In altri termini, l'odierna Europa non c'entra nulla con il nobile progetto di Immanuel Kant dell'Europa confederata degli stati liberi, fratelli e democratici. L'odierna Europa, dietro il nobile nome, nasconde un'eurocrazia dominante, cioè un potere assoluto e incontrastato della finanza che non soltanto non ha nulla a che fare con il nobile sogno di Immanuel Kant o di Spinelli, ma che ne è semmai un ignobile pervertimento. Ragion per cui chi è per l'Europa di Kant e di Spinelli deve essere contro l'odierna Europa dell'euro e della finanza. Ottava tesi sull'euro: l'Europa, così come si è venuta istituendo tramite passaggi epocali, quali quelli del Trattato di Maastricht e del Trattato di Lisbona, cioè appunto la forma dell'odierna eurocrazia, come già dicevo, corrisponde a un colpo di Stato finanziario in nome del quale si è instaurato un vero e proprio cesarismo della finanza, tale per cui il popolo non è più sovrano, ma sovrano è solo il mercato finanziario. E per un altro verso, in maniera convergente, si è rimossa la sovranità di istituti democratici e la si è trasferita a istituti non eletti democraticamente, a delle vere e proprie entità sensibilmente sovrasensibili, avrebbe detto Marx, che nessuno ha eletto né votato e che sono appunto i mercati finanziari, la Banca Centrale Europea e così via. Nona tesi sull'euro: l'euro e l'Europa segnano il compimento della spoliticizzazione dell'economia, cioè un sistema capitalistico funzionante a pieno regime è quello in cui l'economia è del tutto assolutizzata, autonomizzata, non più disciplinata dalla forza residua del politico. È la situazione in cui, per dirla con Carl Schmitt, l'economia diventa essa stessa un politicum e la politica diventa, ancora variando von Clausewitz, la continuazione dell'economia con altri mezzi. L'odierna Europa finanziaria, del capitale finanziario, dell'euro e delle banche, è un'Europa in cui della politica non resta più nulla. La politica non può decidere alcunché. Sovrano è sempre e solo il mercato finanziario. E appunto si attua quella che ho chiamato la spoliticizzazione integrale dell'economia. Decima tesi sull'euro e sull'Europa: l'euro implica, potremmo dire, il compimento di un capitale che non distrugge più soltanto le classi subalterne, come era ai tempi di Carlo Marx e poi di Antonio Gramsci. Oggi l'euro, oltre a distruggere le classi subalterne, getta nel baratro i popoli. E questo è il caso del popolo greco, recentemente sacrificato sull'altare di Monsieur le Capital. E questa è la situazione in cui oggi ci troviamo, la situazione in cui il capitale non smette, citando Marx, di celebrare le sue orge. È la situazione in cui, appunto, popoli interi vengono sacrificati in nome del nesso capitalistico. Undicesima e ultima tesi sull'euro e sull'Europa: l'euro e l'Europa non debbono essere soltanto interpretati, come si è fatto finora, ma devono essere radicalmente trasformati, reimponendo un primato della politica, reimponendo la sovranità del popolo democratico sulla propria scelta di esistenza e quindi una rimozione, deve esserci una rimozione del primato sovrano dell'economia e dei mercati finanziari. Ragion per cui bisogna uscire da questa Europa dell'euro e della finanza, tornare alla sovranità nazionale e da lì perseguire la via di un'altra Europa dei popoli liberi, fratelli, democratici e sovrani.